Yemen, è da lì che verrebbe la maggiore minaccia terrorismo di matrice islamica contro gli americani, che ha portato il governo degli Stati Uniti a lanciare l'allarme per oggi, primo giorno dopo la fine del Ramadan. Chiuse 21 tra ambasciate e consolati in Nord Africa, Medio Oriente e Asia centro-meridionale, con possibilità di prolungarla fino a lunedì. Allarme esteso anche ai viaggi dei cittadini americani in quelle zone per tutto il mese di agosto. A loro è stato chiesto di rendersi sempre reperibili e comunicare tempestivamente ogni spostamento. Il Dipartimento di Stato non era mai stato così chiaro e categorico. Esistono informazioni riservate che rendono possibile un attentato, minacce gravi e credibili. Secondo il New York Times, alla base della massima allerta ci sarebbero intercettazioni tra i vertici di Al-Qaeda, in cui si discuterebbe in modo molto chiaro di come colpire interessi americani in Medio Oriente e Nord Africa. In particolare, sarebbe stato pianificato un complotto per far esplodere nello Yemen un aereo cargo o di linea statunitense. Le supposizioni fanno il paio con l'identico allarme rosso lanciato dall'Interpol. Nelle ultime settimane sono evasi dalle carceri libiche, irachene e afghane centinaia di estremisti, terroristi e criminali comuni, grazie a improvvisi e contemporanei assalti armati, pianificati secondo l'Interpol proprio da Al-Qaeda. L'Interpol ha quindi invitato 190 paesi a indagare su eventuali collegamenti fra gli episodi. Chiuse oggi in Yemen anche le ambasciate inglese, francese e tedesca. Diversa è la posizione della Farnesina, che ha deciso di mantenere aperta l'ambasciata italiana, consigliando comunque massima cautela e prudenza al personale. Lo Yemen è diventato da tempo base logistica di Al-Qaeda e teatro di frequenti bombardamenti da parte dei droni americani. Dall'inizio dell'anno i blitz degli aerei senza pilota sono stati 15, di cui 3 solo nell'ultima settimana.